Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Lele King TV, benvenuti in questo spacchettamento con ce l'ho, mi manca di calciatori 2019-2020. Sono fra gli ultimi spacchettamenti, stiamo già prendendo piede con Euro 2020, la versione sticker. Dobbiamo completare questo album, presto farò anche l'ordine alla Panini per completarlo e dopo che l'abbiamo completato, insomma, faremo i video di completamento e lo chiuderemo. Questa collezione sta volgendo a termine, però faremo degli spacchettamenti in live sabato sera. Penso che faremo ancora calciatori 2019-2020. Chi si abbona al canale, quindi che attiva l'abbonamento al canale o da 0,99 o da 2,99 euro, ci sono due opzioni. Ha diritto al badge del canale, quindi sarebbe il logo del canale vicino ad ogni commento e più delle emoji esclusive da poter usare durante le chat. E poi ragazzuoli, avete la possibilità con l'abbonamento a 2,99 euro di avere una bustina dedicata negli spacchettamenti in live. Questo cosa significa? Significa che quando spacchetterò le figurine in live, se venite in chat e vi fate riconoscere, io praticamente spacchetterò un pacchetto di figurine a vostro nome. Ok, ragazzuoli, siamo pronti a iniziare. Abbiamo parlato degli abbonamenti che sono stati attivati sul canale. Come al solito, lasciate tanti like e seguitemi sui vari social, tra cui Instagram, TikTok. Ma soprattutto ragazzuoli, seguitemi su Twitch mi dovete seguire perché stiamo portando anche molto spesso Fortnite su Twitch, so che lo seguite molti, quindi se avete un account Twitch seguitemi anche lì. Allora, siamo pronti con questo spacchettamento, iniziamo da una bustina normale, lasciamola con maglia all'ultimo come al solito, tenteremo di fare una top 11, allora troviamo subito un centrocampista molto buono che è Miguel Veloso dell'Hellas Verona, lo mettiamo qui a centrocampo, Ekdal della Samp, poi abbiamo dello Spezia tre giocatori che sono Giassi, Jutschusen e Galabinov. Abbiamo vinto una bustina omaggio, perfetto. Abbiamo gli azzurri che sono Kin e Chiesa, top 11 Guagni e Gama, e poi abbiamo un altro centrocampista, è Lucic del Torino. Allora, per adesso proviamo a mettere un 4-3-3. I tre centrocampisti ce l'abbiamo, in attacco troviamo Petro della Fiorentina, Chiesa della Fiorentina, bene, Miki Tarian della Roma, l'armeno, eleviamo Lucic del Torino e mettiamo lui a centrocampo, non hai vinto, poi tre giocatori del Perugia, tra cui Sgarbi, Dragomir e Falzerano, del Pisa abbiamo Marin, Guker e Pinato, poi abbiamo l'attaccante Teodor Zic dell'Udinese. Poi abbiamo tre giocatori del Trapani che sono Del Prete, Taguredau e Alowi. Poi abbiamo Maccariello, difensore del Lecce, mezza formazione del Lecce, non hai vinto. Tre calciatori del Perugia che sono Di Chiara, Gyomber e Angella, poi troviamo Radu della Lazio e Ranocchia dell'Inter. Manca un difensore e un portiere per poter fare la formazione col 4-3-3. Vediamo se esce fuori qui il portiere e l'altro difensore. L'altro difensore esce, un buon difensore, Maximovic del Napoli. Lulic della Lazio non lo metto in campo, lo leviamo subito. Poi Sampdoria, mezza formazione, non hai vinto. Poi troviamo il centrocampo Traoré del Sassuolo, oddio, io non so se preferirlo a Ekdal, ma no, lasciamo Ekdal, ridiamogli fiducia. Inglese invece del Parma, a questo punto leviamo lui dell'Udinese e top 11 Koulibaly e Chiellini. Andiamo avanti con la bustina della gommaglia, apriremo come al solito prima la bustina e poi andiamo a vedere che gommaglia troviamo, così proviamo a fare questa top 11, ci manca soltanto il portiere per poter concludere la formazione è 4-3-3, oh, il portiere è uscito, è Audero della Samp, che non è neanche male come portiere. Ok, poi abbiamo Padelli dell'Inter, abbiamo trovato un altro portiere, questa volta è Padelli, preferisco Audero. Un altro portiere ancora è Sepe del Parma, ma preferisco ancora Audero, non hai vinto, bene.
il calcio femminile, la formazione dell'Inter. Magnanelli per il centrocampo del Sassuolo, non lo mettiamo in campo, ci teniamo col centrocampo lì. Chievo Verona troviamo Garitano, Vignato e Pucciarelli. Ragazzuoli, che dire? Questa formazione secondo me è una formazione da 6,5-7 perché il centrocampo con Miguel Veloso e Mkhitaryan non è messo male. In attacco abbiamo Inglese e Chiesa che non è male. In difesa rimango un po' perplesso, però tutto sommato non è proprio una formazione da buttare via. Andiamo a vedere che gommaglia abbiamo trovato, ragazzuoli, poi andiamo a fare il ce l'ho mi manca di questa collezione, ma già vedo che sicuramente è un doppione, un ennesimo doppione, perché di questa maglia ce ne avrò 300.000. E infatti è la maglia del Bologna, ragazzuoli, altro doppione, un'altra maglia del Bologna. Ci ha detto male. Adesso sistemo le figurine e andiamo a fare il ce l'ho mi manca. Allora, siamo pronti con il ce l'ho mi manca, ragazzuoli. Mancano pochissime figurine, mancano 50-60 figurine più o meno, quindi siamo arrivati quasi alla fine. Vediamo se troviamo qualche mancante, riusciamo a attaccare qualcosa su questo album così. Facciamo un ordine un po' più piccoletto, diciamo così. Allora, la prima figurina è della Fiorentina perché abbiamo trovato quasi tutti i numeri alti questa volta. Quindi iniziamo dalla Fiorentina, che è qui. Abbiamo trovato Pedro e ce l'abbiamo, quindi niente di fatto. Anche perché la Fiorentina abbiamo terminata domenica, se non sbaglio. Poi Patelli dell'Inter, Ranocchia, l'Inter pure mi pare che ce l'ho tutti. Vediamo un attimino, diamo un'occhiata dell'Inter. Sì, ce l'abbiamo tutti, quindi questi sono tutti i doppioni. Andiamo alla Lazio, dove c'è Radu col 269. Non mi ricordo sinceramente se ce l'ho, Radu, mi pare di sì, infatti Radu c'è, Lulic c'è, ok. Poi Maccariello col 305 del Lecce, ci sta, eccolo qui Maccariello. La formazione del Lecce c'è, eccolo lì. Andiamo al Napoli con Maximovic 356. C'è anche lui, anche Maximovic. Il Parma l'abbiamo completato, è stata la prima squadra che abbiamo completato, quindi Sepe è doppione. Eccolo qua, e anche Inglese. Andiamo alla Samp, dove abbiamo Audero. Audero ce l'abbiamo. Poi abbiamo trovato la 452 che ce l'abbiamo. Poi abbiamo la 464 che è la formazione e ce l'abbiamo anche questa. Poi andiamo al Sassuolo, Magnanelli è doppione, Traoré è un altro doppione, abbiamo trovato quasi tutti i doppioni praticamente, speriamo di riuscire a mettere almeno qualche figurina. Andiamo al Torino, dove abbiamo Lucic, e del Torino ce l'abbiamo tutti, almeno la formazione, a parte dietro manca l'autobus. Andiamo all'Udinese, dell'Udinese abbiamo la 575 che è doppione, speriamo bene nella Serie B, a meno di attaccarne una. Allora dobbiamo andare prima al calcio femminile, dove abbiamo trovato l'Inter che ci manca 588, quindi ci salva il calcio femminile, ragazzuoli, ci salva il calcio femminile, riusciamo ad attaccare l'Inter di calcio femminile, almeno questa l'abbiamo attaccata. Poi ci manca la Juventus di calcio femminile, no, la Fiorentina, scusate, la Juventus ce l'abbiamo, la Fiorentina, ci mancava l'Inter e la Fiorentina e abbiamo trovato l'Inter. Poi andiamo al Chievo Verona, dove ce l'abbiamo tutte, quindi questa è il doppione. Al Perugia, pure il Perugia pare che ce l'ho completo, vediamo. Perugia, no, Perugia mi manca la 683, abbiamo trovato la 682. E questa che cos'è? E questa è la 683, questa l'andiamo a mettere con Sgarbi, non Sgarbi il critico d'arte, ma Filippo Sgarbi. Poi abbiamo Dragomir e poi abbiamo Falzerano. Del Perugia praticamente ci manca soltanto la formazione per completare il Perugia. Poi il Pisa, abbiamo trovato la 699 che ce l'abbiamo, quindi è doppione. Dello Spezia ce l'abbiamo tutte, ci manca soltanto la formazione, quindi questo è doppione. Del Trapani ci manca la 728 che abbiamo trovata, che è del Prete, Tagurdeau e Aloi, quindi anche il Trapani
È completo per quanto riguarda la Serie B. Poi andiamo a il sogno azzurro, ma queste ce le abbiamo tutte, 780, infatti è doppione. Top performance, ci manca quello della Lazio, quindi Chiesa e tutti gli altri sono doppioni. Top 11, mi pare me ne manca uno della top 11, è la 807, invece abbiamo l'803-808, quindi niente di fatto ragazzuoli, abbiamo messo tre figurine, non è tantissimo, ma ne manco poco per quanto ci riguarda. Per il punto che siamo arrivati alla collezione. Quindi io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!